Bilancio dell'attività svolta in questi 5 anni da parte del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino. Un territorio fra i più belli al mondo, dichiara il presidente Pellegrino. Lo certificano le testimonianze dei tanti visitatori che sono stati nelle nostre zone. Sono stati 5 anni importanti, significativi, devo dire veramente meravigliosi. Innanzitutto perché ho avuto il privilegio e la possibilità di conoscere uno dei luoghi più belli del mondo, un posto straordinario, devo dire 80 comuni, e in ognuno degli 80 comuni ci sono delle caratteristiche straordinarie, diverse da quelle del comune vicino, ma di grande valore, di grande fascino, di grande cultura, di grande tradizione. E in questi anni, un po' andando a visitare i diversi luoghi, ho avuto veramente la possibilità di toccare con mano il valore di un territorio straordinario e dove anche quelle tradizioni che ancora continuano a essere vive, quelle tradizioni che un po' ci sono, c'è anche il rispetto dei sacrifici, del lavoro che hanno fatto i nostri nonni e i nostri genitori. Un territorio che, quando io dico tra i più belli del mondo, ma non sono io a dirlo, sono un po' anche organismi terzi, noi voglio ricordarlo, e forse probabilmente è l'unico parco al mondo ad avere ben 4 riconoscimenti UNESCO. È un territorio, è l'unico parco che è entrato a far parte, l'unico parco italiano che è entrato a far parte nella top 10 di TripAdvisor in Europa, e questo non l'hanno giudicato appunto organismi terzi, ma l'hanno detto i visitatori che hanno avuto la possibilità di constatare anche probabilmente non solo il patrimonio che c'è in termini di natura, ambiente, biodiversità, paesaggio, dieta mediterranea, ma anche il lavoro che è stato fatto in questi anni per cercare da una parte di promuoverlo il territorio del parco e dall'altra parte cercare di migliorare i servizi. E proprio su questo è la sfida che noi continuiamo a tenere in campo e la sfida che dobbiamo continuare a portare avanti, cioè quello di migliorare i servizi che ci sono nel territorio per poter dare il massimo e per poter essere più competitivi possibili a livello internazionale proprio per quanto riguarda il turismo.